partenza col botto per l'edizione 2016 del Festival Leon Cavallo di Montalto Fugo. Gli ingredienti ci sono stati tutti, a partire dalla location, una vera e propria terrazza affacciata sulla vallata e a ridosso del sontuoso palazzo di città, e poi il pubblico delle grandi occasioni, ma la protagonista assoluta è stata la musica. La serata di apertura infatti ha visto in scena il maestro Nicola Piovani al pianoforte, accompagnato dalla sua band con lo spettacolo La musica è pericolosa. Credo che sia un grandissimo onore avere qui una delle massime espressioni della musica al mondo. Avevamo intenzione proprio di fare in modo che Montalto si proiettasse in una visione qualitativamente molto più valida, e non poteva esserci nome migliore di quello di Piovani, al di là del nome, proprio per la qualità e la sua professionalità. La musica è pericolosa, il titolo che abbiamo scelto ovviamente parte da un fatto personale di Federico Fellini, ma l'abbiamo assunto come una grande metafora sulla pericolosità delle cose belle, la pericolosità della musica, la pericolosità di quello che ci coinvolge e ci cambia. La musica è pericolosa, è un titolo molto impegnativo, insomma, abbiamo chiesto delle spiegazioni in merito a questo titolo, ma il maestro ci ha sorriso dicendo che è un titolo appunto che sottolinea un po' la bellezza dei brani che ci propone, sottolinea un po' la grande qualità, insomma, da lui espressa, e insomma, però non ci ha svelato il perché è pericoloso. È riuscita a far assaporare la sostanza di cui sono fatti i sogni e trasportare il pubblico estasiato attraverso la pericolosità della musica, che altro non è se non metafora della pericolosità di tutte le cose belle. Ma come si racconta un sogno? Il maestro Piovani ci è riuscito, andando oltre le aspettative ed entusiasmando il pubblico con un vero e proprio racconto che ha attraversato la sua vita, contrassegnata sempre dalla passione per la musica. Piovani ha narrato in musica la sua lunga esperienza di compositore, che lo ha visto spaziare in tutti i generi di espressione creativa, dal teatro al cinema alla televisione, a fianco di artisti come Fabrizio De André, Federico Fellini, Mario Monicelli, Luigi Magni, Roberto Benigni. Il pianoforte sembra sovrastare tutti gli altri strumenti ed è un tutt'uno con l'artista. Uno spaccato importante il maestro lo riserva alle musiche che richiamano la mitologia greca, dai toni possenti di Partenope a quelli violenti e appassionati del Minotauro, per poi passare ai toni sinistri della danza dei sette veli di Salomè e alla forza delle colonne d'Ercole. E ancora la musica evocativa delle bande, memoria di una fanciullezza lontana, quando il suono si sentiva a distanza e precedeva l'arrivo dell'edicola del santo patrono. Ed è proprio questa musica che è diventata la sigla di ogni spettacolo che accompagna gli show di Roberto Benigni. Integrare il racconto un grande schermo che ha proiettato spezzoni di film e immagini d'autore che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera musicale di Piovani.
teatro per 3 volte dopo quasi 2 ore di concerto senza pause, si è concesso nuovamente al pubblico che, estasiato, gli ha reso omaggio con una vera e propria standing ovation e lunghissimi minuti di applausi. L'edizione 2016 del Festival Ruggero Leoncavallo vuole essere arte a 360 gradi e Montalto Fugo si candida anche a diventare città del cinema oltre che della musica, grazie al Festival Cinematografico Brevi d'autore Alessio Mazzuca. Il Festival di Leoncavallo deve avere una caratterizzazione culturale che va al di là di quella che può essere il dato iniziale, che è quello della musica e della musica lirica in particolare, ma noi abbiamo voluto inserire, come ho detto più volte, in questo contesto anche altre situazioni come la prosa, come il cinema, appunto nella forma del corto, e anche la poesia. Una precisa volontà dell'amministrazione è quella di valorizzare le iniziative che già si svolgevano sul territorio di Montalto, e Brevi d'autore è sicuramente una rassegna importante, un lavoro importante fatto da Nicola Cosentino e da Rita Russo, che sta dando soddisfazioni e risultati importanti, e contiamo di valorizzarla sempre di più. Grazie anche al sostegno dell'amministrazione comunale di Montalto Fugo, il Festival Cinematografico Brevi d'autore Alessio Mazzuca in questa 3ª edizione è cresciuto in maniera esponenziale. È molto cresciuto in questi 3 anni, sia in termini di partecipazione che di qualità dei corti che riceviamo. Arrivano da tutte le parti d'Europa, anche dal Giappone abbiamo avuto dei partecipanti, sono stati così tanti che ne abbiamo ammesso 24 quest'anno a fronte degli 11 dello scorso anno. 24 i cortometraggi in gara dunque, ma solo 2 i vincitori. Non voglio orecchie a nessuno, voglio morire! Vero? Fai una cosa, forse è meglio che sfoghi un altro po', così ti liberi, eh? Che ne dici? Mi chiamo tu a me quando è fornuto, eh? Va buono? Ehi, ci rimarrò, ciao ciao! Il premio della giuria popolare di 500 euro offerto dal comune di Montalto è andato a Bellissima di Alessandro Capitani, mentre il vincitore assoluto è stato Daniele Barberio con Mirror. Mi piace il mio lavoro. Non dico sia semplice o dia grandi soddisfazioni, ma faccio qualcosa di necessario. È una bella sensazione sapere che se una mattina non andassi al lavoro se ne accorgerebbero tutti. Non sono in tanti a poterlo dire di questi tempi. Il cliente è in ritardo. Poco professionale, ma non ci si può far nulla. 3, 2, 1. La mattina è tutto molto semplice. I movimenti sono quasi meccanici e il cliente è troppo assonnato per notare sbavature. Nell'edizione di quest'anno, infine, c'è da sottolineare che gli autori, pur avendo un tema libero, hanno guardato prevalentemente a 2 aspetti della società. Quest'anno abbiamo constatato una tematica predominante, che è quella dell'anzianità, e soprattutto anziani allegri, insomma, che vivono bene la vita, che cercano di affrontarla al meglio, e diametralmente opposto alla tematica dell'infanzia, quindi anziani e bambini prevalentemente. ¿A se está bien? Sí, sí, yo muy bien. ¿Y qué corte de pelo quería hacerse? Pues, no sé, algo diferente. Uno que veas tú que pueda quedarme bien.
Vamos, que lo dejo usted en mis manos. Sí. Pues ¿sabe lo que le digo? Que me parece muy bien que quiera usted cambiar. No, sí, a mí también me parece bien, porque desde que murió mi marido, de lo único que he cambiado ha sido de talla. Un'offerta variegata e per tutti i gusti quella del Festival Leoncavallo di Montalto Fugo, che continua a stupire e sedurre tanti appassionati di musica e non solo. Ultima performance in ordine di tempo è stata affidata al quartetto degli Aires Tango, il gruppo con il sassofonista argentino Javier Girotto, che mescola il jazz con il tango, ha regalato al pubblico oltre un'ora di musica appassionata, con brani tratti dall'ultimo album dal titolo Duende. Di questo festival che si occupa della cultura a 360 gradi e della musica a 360 gradi, tant'è che siamo passati dal maestro Piovani, che ha fatto un'interpretazione delle sue musiche veramente incredibile, ci ha emozionati tutti quanti. Stasera siamo col jazz, saremo con il maestro Vessicchio, concluderemo con una serata di lirica il 28 di agosto, insomma, quindi nel frattempo tra una rappresentazione e l'altra poi ci sono tante altre manifestazioni culturali di prosa, di poesia, eccetera. Insomma, stiamo cercando di offrire a Montalto e ai calabresi il massimo per quello che possiamo fare noi qui a Montalto, e mi pare che gli effetti siano abbastanza positivi. Il festival quest'anno si caratterizza per la presenza di appuntamenti musicali di assoluta rilevanza nazionale, ed è proprio di qualche minuto fa l'inserimento nel cartellone di un altro appuntamento importante. Ci sarà Montalto Mogol con la storia della musica italiana. Festival internazionale Ruggero Leoncavallo di Montalto si conferma un evento di contaminazione artistiche ad ampio raggio. Dopo le prime serate dedicate alla musica d'autore e al jazz tango argentino, è stata la volta di un'importante rassegna teatrale, che per quattro serate ha portato in scena altrettanti spettacoli, offrendo al pubblico spaccati di teatro dialettale e di tradizione. Mamma mia, si è modificato un motocarro mio, sta gallina, ferma! Mamma mia, ferma. Oh, mamma mia. Mi fanno uscire i paccia, però ci voglio bene. Guardate quanto è bella colorata. Bella Serafina mia. Bella Serafina mia. Bella. Abbiamo iniziato con Angelo Gallo, che ci ha fatto un bellissimo spettacolo di burattini, per poi proseguire con Nino Racco, un bellissimo monologo su Peppe Musolino. Poi abbiamo avuto una bellissima rappresentazione che parlava di una storia accaduta all'interno del campo di concentramento di Ferramonti. Mi sto preparando il discorso da fare al podestà. Oggi viene a fare visita a Ferramonti. E gli immondevoli saremmo noi ricchioni. Senti, adesso non è il momento e mi sto ripetendo il discorso. A parte il fatto che si dice pederaste, non pederaccia, pederecci, come dici tu. Sei qui da 15 giorni e ancora non sai nemmeno come ti chiami. Senti, io non mi chiamo in nessun modo. Non cominciamo a confondere le cose. Io sono qui per errore. E questo devo far capire al podestà.
E secondo te ti starà a sentire? Ne deve stare a sentire. È una cosa di assoluta gravità. Beh, certo. Speriamo che non gli facciano perdere tempo con le solite fesserie, tipo che manca il cibo, che nelle baracche entra l'acqua, oppure che i medicinali non sono ancora arrivati. Quelli sono gli ebrei che si lamentano sempre, ma tanto il podestà non li sta neanche a sentire. Stasera c'è un'altra realtà importante, le Officine delle Arti Ioniche, che vede protagoniste due donne che parlano delle problematiche di tutti i giorni e soprattutto di quelle problematiche molto presenti in Calabria. Tuo marito è un architetto. Dio mio, no. Io però le ho dato il nome. Congiunta Quercia! Che nome terribile. Pensi, non ci sarebbe più bisogno di numeri civici? E perché è terribile? E già dal nome capisci la sua tempra. Io sono l'uomo, io sono la via, una chiave, la mia dimora Tomason, bagliori dell'anima, quinto corridoio, scala sinistra fino a H19. Dalla musica al cinema, al teatro, per poi tornare alla grande musica, con un palcoscenico d'eccezione, il Sagrato del Duomo della Madonna della Serra, che in una calda serata di fine luglio ha ospitato il concerto del grande maestro Peppe Vessicchio e i solisti del Sesto Armonico. Stasera un altro appuntamento di quelli che compongono la struttura portante di questo festival, composta appunto da Piovani, da Javier Girotto, adesso da Vessicchio, ad agosto da Mogol, e c'è un'altra sorpresa che stiamo per dare al pubblico. Un festival che si appresta a diventare un contenitore culturale molto importante e che si vuole ritagliare uno spazio sicuramente di grande rilevanza. Spettacolo emozionante inserito all'interno del cartellone del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, che per quasi due ore ha deliziato un pubblico colto e attento, rapito anche da uno spettacolare gioco di luci proiettate sulla facciata del Duomo. Il Festival Leoncavallo da quest'anno, oltre ad offrire contaminazioni artistiche a 360 gradi, vuole essere anche un percorso di scoperta dei luoghi più suggestivi di Montalto. Il nostro intendimento era quello proprio di offrire un fenomeno culturale a 360 gradi. Credo che l'esperimento stia riuscendo abbastanza bene, poi è chiaro che poi tireremo le somme alla fine, ci sarà magari qualche cosa da rivedere perché nessuna cosa è mai perfetta, però ritengo che il gradimento anche da parte dei nostri amici, tutti gli spettatori, eccetera, credo che sia abbastanza significativo, diciamo, e sintomatico del fatto che probabilmente il cambio della formula che abbiamo voluto adottare probabilmente sta dando i suoi risultati. Uno degli obiettivi principali di questo progetto è quello di valorizzare Montalto e quindi utilizzare quanto più spazi possibili. Sicuramente questo spazio del Sagrato della Madonna della Serra è affascinante, ha un fascino particolare, con un'orchestra così, insomma, con delle luci importanti, insomma un posto molto molto bello. Abbiamo articolato le varie manifestazioni del festival di quest'anno proprio cercando di utilizzare tutto quello che il centro storico di Montalto di bello potesse offrire ai cittadini e agli spettatori in generale. Questo del Sagrato del Duomo è oramai una location tradizionale, insomma, quindi non scopriamo niente, però è di una bellezza senza paragoni. Ogni volta che si viene qui sembra sempre che si venga per la prima volta. C'è un mio amico, il presidente della Camera di Commercio, che ha postato questa immagine del Duomo a un suo amico e dice: ma dove sei? Sei sicuro che sei in Calabria? Siamo in Calabria, siamo a Montalto Fugo. Il
grande maestro Peppe Vessicchio, compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore, conosciuto al grande pubblico per le sue presenze al Festival di Sanremo, ha spaziato con mirabile maestria e naturalezza nella storia della musica, tra passato e presente. Un viaggio partito dal film muto fino ad arrivare ai film dove la voce diventa essa stessa uno strumento musicale. Il maestro ha voluto rendere omaggio anche agli artisti di casa nostra, con la splendida voce del giovane Antonio Granato e il carisma di Rosa Martirano. Il momento più alto ed emozionante il maestro lo ha dedicato proprio a tutta la città di Montalto, con una poco conosciuta Ave Maria di Ruggero Leoncavallo, cantata dalle possenti voci del soprano Giacinta Nicotera e del tenore Salvatore Cordella. È stato uno spettacolo che è andato al di là di quelle che erano le aspettative mie personali. È stata una cosa veramente entusiasmante, emozionante, gli artisti di una bravura incredibile. Poi questo omaggio finale per Montalto credo che sia qualcosa di encomiabile, davvero. Sono senza parole, davvero. Yeah.